È arrivata la spesa carnivora di maggio. Dove l'ho fatta? Non lo so, giudicate voi. Apriamo insieme la scatola. Non so voi, ma quando mi arriva la spesa io sono felice tipo una bambina il giorno di Natale. Vediamo cosa c'è dentro. Intanto la spesa di Marco Elisa vi arriva sempre così, ben confezionata, con i ghiaccioli all'interno, quindi state tranquilli sulla qualità della carne che vi arriva. Anche questo mese ho ordinato la carne tritata da sugo grass-fed finished. È molto comoda perché la uso sia da mangiare cruda che per preparare i miei hamburger. Ho ordinato anche il diaframma di manzo che mi piace molto, è un taglio abbastanza magro e posso usarlo anche nei miei periodi di protein sparing modified fast. Nella mia spesa non poteva mancare la sadre tira grass-fed. Questo di Marco Elisa mi piace particolarmente, vi spiego tra poco il perché. E questo è il reale di manzo, lo userò sia cotto che crudo, ultimamente sto mangiando molto più crudo. Novità di questa spesa, il petto di pollo da polli allevati all'aperto. Sapete che non mangio carne di pollo e carne di maiale, ma data tutta la qualità della carne che ho sempre preso da Marco Elisa, questa volta ho voluto provare. Come avrete capito, anche questo mese per la mia spesa carnivora ho scelto la macelleria Marco Elisa di Torino. Mi sono trovata già bene la prima volta e quindi ho deciso di riprovare nuovamente i loro prodotti con alcune novità. Se anche voi volete provare i prodotti della macelleria Marco Elisa di Torino, potete andare sul loro sito ed inserire il codice CM5 per avere il 5% di sconto. Ovviamente ci tengo sempre a precisarlo, io da questo codice non ricavo assolutamente nulla, se non la vostra soddisfazione, spero. Allora, nella mia spesa carnivora di questo mese di maggio ho riconfermato la trita da sugo di Marco Elisa che mi era piaciuta molto e che in realtà altro non è che macinato, quindi lo uso da mangiare sia crudo che per fare i miei hamburger. Novità, perché l'altro mese non l'avevo preso, il diaframma. Ancora non ho provato questo della macelleria di Marco Elisa e quindi sono molto molto curiosa di testarlo. Ho ripreso l'asado de tira, perché mi era piaciuto tantissimo e perché ho sentito davvero la differenza rispetto ad un asado che non era grass-fed finished. La carne infatti resta davvero molto molto tenera, nonostante non abbia avuto diversi accorgimenti nel cuocerla. Se non sapete come cuocere l'asado de tira, vi lascio qui su e sotto in descrizione il link alla mia ricetta, al video su come lo preparo io. Ho ripreso anche questo mese la trita cruda grass-fed, mi era piaciuta tantissimo e ho deciso di riconfermarla. A proposito di grass-fed, parlando con Elisa mi ha assicurato che tutta la sua carne è grass-fed finished, quindi gli animali mangiano erba per tutto l'arco della loro vita e non vengono aggiunti altri nutrienti al termine della loro vita prima della macellazione. Ancora ho preso il reale di manzo, sapete che mi piace tantissimo, e ancora il burro grass-fed. Nuove introduzioni di questa spesa, sono davvero curiosissima di provarle, sono il petto di pollo da polli allevati all'aperto, curiosissima di provarlo, e il burro di capra. E questa è tutta la mia spesa carnivora di maggio. Vi ricordo che se anche voi volete provare i prodotti della macelleria Marco Elisa di Torino, vi basterà andare sul loro sito e utilizzare il mio codice sconto. Prima di salutarvi, volevo ricordarvi che sul mio sito carnivoramediterraneo.it trovate la sezione cibo bestiale, dove ho creato una mappa di Google condivisibile con tutte le aziende agricole e i locali bestiali, ovvero carnivore friendly, da me testati personalmente. Se avete un posto del cuore, un posto in cui andate a mangiare, in cui andate a fare la spesa, il vostro posto di fiducia, e volete segnalarlo affinché io lo metta sulla mappa dei posti bestiali,
Sono aperta a tutte le vostre segnalazioni, quindi scrivetemi a info@carnivoramediterranea.it e sarò felicissima di provarli. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Vi auguro una giornata bestiale, ciao!